Massima autorità militare in Jugoslavia e comandante della seconda armata italiana era il generale Mario Roatta. Una delle prime mosse di Roatta fu quella di istituire una serie di campi di internamento per migliaia di jugoslavi. Conosciuto tra i suoi uomini come la Bestia Nera, Roatta fu l'artefice di massicce offensive nella lunga guerra contro i partigiani comunisti di Tito. Per distruggere le loro basi economiche, Roatta pubblicò la circolare 3C che autorizzava a giustiziare gli ostaggi, deportare famiglie intere e a distruggere case, fattorie e bestiame. Molte delle vittime della politica italiana di spopolamento furono deportate in campi di prigionia in Italia. Altre vennero rinchiuse in campi di concentramento in Jugoslavia. Uno di questi lager si trovava sull'isola di Rab, al largo della costa dalmata. Nella piana acquitrinosa del villaggio di Campor, gli italiani costruirono un campo che sarebbe arrivato ad accogliere fino a 15.000 jugoslavi. Dopo essere stati spogliati, rasati e privati degli effetti personali, i nuovi arrivati si trovavano davanti alla prospettiva di dover passare un duro inverno sotto una tenda. Durante i mesi invernali del 1942, a causa del freddo, della fame e delle malattie, morirono migliaia di uomini, donne e bambini sloveni. La prima e la seconda notte dormimmo per terra, poi montammo le tende. Queste tende erano per 6 persone, erano vecchie tende militari che facevano acqua appena pioveva. Abbiamo piantato le tende una di fianco all'altra, lasciando lo spazio appena sufficiente per camminarci in mezzo. Da subito le condizioni erano molto difficili. Credo che abbiamo dormito per terra per 14 giorni, 6 di noi in ogni tenda. Poi ci hanno dato della paglia, che nel giro di pochi giorni si era già completamente appiattita. Praticamente ho dormito per terra per tutti i 6 mesi che ho passato al campo. Le cause principali di morte erano la sete e la mancanza di cibo. Non ci davano quasi niente da bere. A volte le persone del posto portavano, ovviamente quando gli veniva ordinato, un barile contenente circa 200 litri o qualcosa del genere. E quel barile d'acqua doveva soddisfare i bisogni di diverse migliaia di persone. Ed era praticamente impossibile prima di tutto arrivare all'acqua e poi dissetarsi. Per pranzo ci davano maccheroni o riso che galleggiavano nell'acqua. Diverse persone contavano i pezzi di maccheroni. A volte ce n'erano 5, altre volte 6 o 7 piccoli pezzi. A volte ne contavano 12. In definitiva, il cibo consisteva per la maggior parte d'acqua, nient'altro. Ogni giorno ci davano un pezzo di pane, credo 70 o 80 grammi. Era un morso, per così dire, un boccone. All'inizio ci abbiamo anche scherzato sopra. Pensavamo si trattasse di una situazione temporanea e che le cose si sarebbero poi sistemate. Al contrario, le cose iniziarono poco a poco a peggiorare. Dopo un paio di settimane la gente iniziò a morire. Questa era gente di paese, per la maggior parte persone corpulente, ridotte a nutrirsi di sola acqua, che cominciarono a deperire velocemente. Le persone iniziarono a morire. Non c'erano molti malati. La gente semplicemente rimaneva nelle tende aspettando la morte. Non davano segni di vita. Alcuni potevano muovere solo gli occhi e noi sapevamo che stavano morendo. Mio nonno aveva 86 anni ed era nel campo. Ce n'erano molti come lui. C'erano anche molti invalidi senza gambe. Questa gente soffriva di più la sete che la fame. Con il caldo di agosto e settembre, queste persone, deboli ed esauste, rimanevano sdraiate nelle loro tende. Sotto di loro brulicavano le larve. Erano uomini che stavano marcendo vivi. E dalle loro tende proveniva una puzza a dir poco terribile. Ci portarono in un hotel dove era stato improvvisato un ospedale. Potevo decidere quello che volevo fare. Avevo già lavorato con i bambini e per questo motivo ho chiesto di stare con loro. Mi misero a lavorare nella corsia dei bambini dove trovai una situazione terribile. Ce n'erano 6 in ogni letto e altri sul pavimento. Ci diedero alcune vecchie lenzuola dell'albergo che noi strappammo perché erano sudice, ricoperte di diarrea e vomito di altri bambini.
Non avevamo niente con cui cambiarli. Non potevamo fare nulla per aiutarli. Non c'era niente da mangiare, solo acqua. Quando era possibile, gli davamo da mangiare pane inzuppato nell'acqua. Gli escrementi seccavano velocemente, tutto era sporco e puzzolente e noi non potevamo fare assolutamente niente. Finimmo per usare dei giornali come pannolini. I bambini erano malati e disidratati. Morivano davanti a noi e io potevo solo stringergli le mani. Ero così impotente che andai dagli italiani e li supplicai di essere trasferita perché non potevo più sopportare la situazione. Così venni trasferita dai bambini agli anziani, ma anche là le cose non erano migliori. Almeno era più facile sopportare la morte di un adulto piuttosto che quella di uno di quei poveri bambini. Ormai sapevo che per quanto lottassimo per ogni vita, alla fine non potevamo fare niente. Cosa potevi fare? Solo stringere le mani e nient'altro. In novembre e dicembre morì un gran numero di persone. 20, 30, 40, poi 50 al giorno. Si dice che la vigilia di Natale le vittime furono addirittura 89. È certo che molte persone morirono davvero nelle loro tende la notte di Natale. Alcuni pregavano, alcuni litigavano, altri mormoravano canzoni, molti impazzirono pensando a casa. A Capodanno morì all'incirca lo stesso numero di persone. Sembravano fantasmi e poiché non avevano di che vestirsi, avvolgevano intorno al corpo lenzuola e coperte militari e poi vagavano implorando un po' di cibo. Il morale crollò completamente. Si viveva nella più totale angoscia. La gente passava le giornate a girare in tondo frastornata. Un mio amico cadde in un fosso. Fece appena in tempo a tirarlo fuori. Era già quasi morto. Un altro amico invece lo portai alla stazione di pronto soccorso e quando arrivammo lì chiesi al dottore cosa potevo fare e lui mi disse: mettilo vicino ai morti, tanto morirà presto anche lui. Il lager di Campor, sull'isola di Rab, rimase in funzione per circa 10 mesi. Non è stato stabilito in maniera esatta quante persone vi transitarono. Si parla in maniera approssimativa di un numero che varia tra le 11.000 e le 15.000 persone. Secondo documenti ufficiali italiani, 1.267 persone morirono nel campo. Ma ci sono anche altri documenti. La Commissione Distrettuale per i Crimini di Guerra ha accertato 4.641 vittime. Credo che questo numero sia più preciso. È stato appurato che diverse persone sono morte dopo essere state trasferite da Campor ad altri campi di prigionia. Devo dire che per me sono ricordi insopportabili. È per questo motivo che non sono mai tornato all'isola di Rab per rendere omaggio ai morti. Negli ultimi 20 anni non ci sono stato perché è troppo difficile per me. È il posto dove ho perso la mia giovinezza. Dopo Rab sono stato trasferito in altri 3 campi e sono poi riuscito a unirmi ai partigiani. È una parte spaventosa della mia vita che non potrò mai dimenticare. Mi è difficile pensarci. Quando lo faccio non posso parlare per 1 o 2 settimane. Tutto ritorna come se fosse di nuovo reale. Le generazioni future non devono permettere che questi orrori si ripetano. Sono tornato per la prima volta a Rab nel 1953, quando venne ricostruito il cimitero. Quel raduno è stato il momento peggiore della mia vita. Ho rivissuto gli orrori dal mio primo giorno al campo fino al 5 dicembre, quando lasciai l'isola. Ho cercato i miei parenti. Ho cercato mio padre. Mio nonno. Ho cercato 8 persone della nostra famiglia. Queste persone sono tutte morte a Rab. Ho cercato gli amici con cui avevo giocato. Ho provato una grande amarezza. E anche gli altri visitatori di Rab dovevano sentire la stessa amarezza, perché in questo cimitero cercavamo le targhe con i nomi dei nostri cari.
anche se sapevamo che le persone che stavamo cercando non erano seppellite lì. Ho provato la stessa sensazione ogni anno che ci sono tornato. Vede, anche lo scorso anno ho visitato Rab per ben 4 volte e le emozioni sono sempre le stesse, come la prima volta che ci tornai.